Problematica cinghiali in Basilicata, in modo particolare se ne è discusso durante un'assemblea cittadina a Viggianello giovedì sera. Agricoltori e cittadini comuni ormai esasperati dai danni causati dai cinghiali e dalla paura per la propria comunità chiedono alle istituzioni un messaggio forte da rivolgere al governo centrale per un'immediata risoluzione. Nel vero questa problematica che ormai da anni già affligge il nostro territorio è stata portata anche da noi sindaci in diverse sedi, abbiamo avuto diverse riunioni in questi anni insieme ai sindaci della Valle Mercure, con il prefetto, con l'assessore, sia all'ambiente che all'agricoltura. Anche tutti gli assessori che sono susseguiti diciamo, in questi 3 anni appunto. Una problematica non semplice da risolvere, ma un problema che avanza, che dilaga e che sui nostri territori è diventata una vera e propria piaga. Ormai i cinghiali li abbiamo davanti casa, sono appunto diventati animali domestici, non è più un problema di alta quota, bensì proprio nel centro urbano. A fare fronte comune i sindaci della Valle del Mercure, Rotonda, Castelluccio e Viggianello. Raccolgono le proposte e cercano di fare sintesi in un documento comune. Bisogna ormai avere coscienza e iniziare un percorso che ci porti verso la richiesta di uno stato di calamità naturale. È questo quello che emerge da questa riunione. Perché è un problema che viviamo in tutte le nostre frazioni e che viviamo in ogni luogo del nostro territorio. Il Pollino è un'area protetta bellissima che noi tuteliamo tutti i giorni, che promuoviamo tutti i giorni, ma vogliamo che i nostri cittadini siano tutelati da questo problema. Tra le proposte anche quello di modificare la legge regionale che vige al momento. In questo momento la nostra area è, in questa nostra area che essendo area protetta vige la 394 e la 157, due leggi nazionali, una del 1991, un'altra del 1992. In questi 27 e 28 anni è cambiato il mondo. Probabilmente all'epoca c'erano problemi diversi, la fauna locale era diversa, il cinghiale in quel momento non era un problema perché non era in una proliferazione così esagerata, bensì era un animale quasi in via d'estinzione. Sicuramente c'è stata una reintroduzione che ha comportato un stravolgimento appunto nella fauna, il cinghiale autoctono non ha una proliferazione così accelerata, invece qui siamo di fronte ad una specie che ha una proliferazione davvero esorbitante perché con diciamo, due gravidanze anche nell'anno, con la nascita di diversi appunto, cinghiali e quindi difficile da fronteggiare. Il parco ha dei telecontrollori che diciamo, sono in grado di poter fronteggiare questo problema, ma in parte perché vi sono tutti diversi tipi di regolamenti anche su questo da un punto di vista igienico-sanitario, ma soprattutto da un punto di vista di protezione appunto, dell'animale. I telecontrollori lavorano, fanno un ottimo lavoro, ma non sono incentivati nel lavorare ancora di più, ma soprattutto non bastano, non può essere solo questa una misura palliativa perché non riesce a fronteggiare la problematica. Noi abbiamo avuto diverse riunioni, come dicevo prima, con la Regione, con il Prefetto che ci ha convocato già 2 volte, abbiamo affrontato anche con l'ANCI regionale questa problematica e pretendiamo che non ci siano delle soluzioni in cui diventa responsabile il sindaco di turno, l'amministratore di turno oppure il cittadino o il telecontrollore che va appunto a caccia. Noi vogliamo un piano straordinario emergenziale che ci porti al riconoscimento di uno stato di calamità naturale, perché si tratta di questo. La numerosa presenza dei cinghiali nel territorio parte da lontano, una situazione che il sindaco di Viggianello Antonio Rizzo ritiene sia stata sottovalutata negli anni precedenti e che oggi deve trovare una soluzione non del tutto semplice. Io sono convinto che sul problema cinghiali negli anni scorsi, forse ora ce ne rendiamo un po' tutti conto, ma probabilmente ancora lo sottovalutiamo, lo abbiamo sottovalutato un po' tutti, altrimenti non saremmo stati in questa condizione. Ora, senza provare a cercare capri espiatori oppure dare responsabilità, dobbiamo provare a trovare la soluzione. Alcuni comuni come la Tronico hanno deciso di adottare il tentativo dell'installazione della gabbia trappola, che pur si è fatto registrare nei giorni scorsi le prime catture, non sembra sia la soluzione adatta. Poche gabbie in dotazione e troppi cinghiali che continuano a circolare anche in pieno giorno in centro abitato o quantomeno sempre più vicino alle abitazioni. Il problema è che siamo di fronte ad un numero esorbitante di cinghiali nella nostra area. Censimento Basilicata ci dice del 2015 ci dice che vi sono
se non erro circa 200.000 cinghiali, 150.000 se non sbaglio l'ultimo censimento. Sono passati 4 anni con una proliferazione così esagerata, a mio avviso sono di più i cinghiali che i lucani. Soprattutto in un'area protetta come la nostra, la gabbia è davvero una soluzione comunque molto limitata e soprattutto anche delle complessità di gestione, quindi probabilmente bisognerebbe favorire anche ed aiutare per provare a capovolgere un po' la medaglia. Questo che è un problema potrebbe diventare anche una possibilità occupazionale se noi iniziamo a pensare a diciamo dei luoghi, luoghi di stoccaggio dove ad esempio il selecontrollore può portare appunto la carcassa che quindi deve entrare in un sistema di filiera. A quel punto è incentivato sia il selecontrollore ed è incentivato soprattutto magari una cooperativa, una società che nasce, se non c'è, probabilmente c'è anche, non lo so, questo bisognerebbe fare un'analisi più approfondita, ma potrebbe diventare anche una situazione occupazionale. Sulla gabbia sicuramente vi sono dei limiti e io non la vedo una soluzione risolutiva del problema. Al dibattito numerose le proposte e altrettante le perplessità sulla questione, che è in continuo aggiornamento, data l'emergenza ormai definita calamità. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di ascoltare tutti, però tutti i cittadini devono anche capire che il problema è un problema serio. Quindi chi, gli ambientalisti, gli animalisti, io sono, ripeto, per la tutela della fauna e della flora, soprattutto in un'area protetta che amo come la nostra, però dobbiamo anche tutelare, ripeto, i nostri cittadini, perché davvero la questione ci è sfuggita di mano ed è diventato un problema di sicurezza pubblica. Quindi a tutti quei cittadini sensibili alla tematica sicuramente, e quindi verso la protezione dell'animale stesso, noi dobbiamo proteggere l'animale, dobbiamo proteggere la nostra fauna, ma il cinghiale comporta anche dei problemi a tutta la fauna del pollino, quindi diciamo anche agli altri animali presenti appunto nella nostra area protetta. Perciò io non sono per un abbattimento e per generare il far west, per qualcosa che sia limitato, per qualcosa che sia però di facile attuazione e che sia soprattutto anche imminente, perché se passa altro tempo non saremo più in grado di stare dietro a questa problematica.